Cominciamo con Pisa Lecce 3-2, brillante ed emozionante il big match all'Arena Garibaldi. In vantaggio il Pisa con Cecconi, raggiunto al 24esimo dalla combinazione Pasculli-Barbas che pareggia. In apertura di ripresa, azione avviata da Giovannelli e conclusa da Cecconi che riporta in vantaggio al nono il Pisa. Al 19esimo c'è questa azione del Lecce, fallo in area su Tacchi, l'arbitro Magni assegna il calcio di rigore che viene trasformato dall'altro argentino Pasculli, e siamo ancora sul 2-2 che si sblocca solo al 48esimo quando c'è l'azione che dà la 14esima vittoria stagionale al Pisa. Tre minuti dopo il tempo regolamentare Cecconi realizza 3-2 del Pisa sul Lecce. Taranto-Cagliari 1-1, 18esimo, punizione di Gridelli, respinge Dore e Gridelli segna, la punizione era di Paolinelli, il gol è di Gridelli. Al 28esimo il pareggio del Cagliari, azione di Bergamaschi e Pulga che controlla e pareggia. Bari-Modena 3-0, al 19esimo del primo tempo va in vantaggio il Bari con l'inglese Cowens, ecco il suo gol. 1-0 nel primo tempo, nella ripresa, 17esimo, Bergossi lanciato da Giusto, batte il portiere Meani ed è 2-0. Al 28esimo ancora un lancio per Bergossi che tira in porta, arriva Rubino, ultima deviazione, autogol di Rubino, 3-0 del Bari sul Modena. Parma-Bologna 2-0, si sblocca nel finale il derby emiliano, al 34esimo della ripresa segna Signorini. E al 42esimo da una punizione ancora battuta dallo stesso Signorini l'azione che porta al raddoppio di Valoti. Ecco il suo gol e poi una esuberanza forse anche un tantino esagerata. Pescara-Vicenza 2-0, tutto nella ripresa, al 20esimo segna Bosco. E al 42esimo c'è questo lancio di Loseto, eccolo, per Pagano che filtra bene in area e raddoppia, 2-0 del Pescara sul Vicenza. Genoa-Catania 2-0, anche qui tutto nella ripresa, al 14esimo Mileti, subentrato a Policano, segna con questo gran tiro da lontano alla maniera proprio di Policano. Al 30esimo c'è un lancio sulla sinistra per Cipriani, lunga giocata dell'ala, conclusa con un cross deviato in autogol da Allievi. 2-0 del Genoa sul Catania. Messina-Triestina 1-0, al 26esimo della ripresa, ancora un gol del terzino Napoli, dà un'importante vittoria al Messina. Cesena-Campobasso 1-1, 13esimo, c'è una rimessa di Cutone per Aselli, che lavora bene sulla destra e crossa, respinge il portiere Bianchi. Poi c'è ancora un lancio in aria, al volo realizza Traini che aveva sostituito Simonini. 19esima azione di Serrone che cede a Baldini che traversa in aria, si sviluppa una mischia, Maestri Pieri brucia tutti sul tempo e pareggia. Mancano i gol di Chiorri e Bongiorno in Cremonese-Arezzo 2-0.